Ragazzi, si va in onda. Ciao. Noi siamo pronti. Buonasera. Sono Paolo Ferrari. Vi presento lo squarciagola. Lo squarciagola è colui che si sgola, che si straccia la gola, che tende le sue fragili corde vocali col rischio di diventare arrochito, afono, muto, di farci venire il polipo per rallegrare voi tutti con le melodie più straordinarie, con virtuosismi vocali sempre più affascinanti, sempre più sottilmente elaborati, che ci rapiscono, ci incantano, ci sprofondano per pochi benedetti minuti in un mare di oblio. Giovani eroi moderni, splendide, intramontabili valchirie che verdeggiano note alte e lontane, sì da ferir le stelle. Nuovi profeti di pace e di bontà, l'incarnazione di una schiera di Nembo Kid. Grandi strumenti di una felicità di massa che realmente risolve, divagando, frastornando, consolando, assecondando. Non allarmiamoci se i nostri figli corrono un po' troppo spesso attorno ai jukebox, se vogliono vestire come i loro idoli. Questi sono un'arma bianca contro i pericoli della guerra. L'esuberanza che esplode in canto non è l'esuberanza che si schianta su un campo di battaglia. E a voi non costano che il soldone di un gettone, o al massimo il misero costo di un mangiadischi portatile a batteria. Da poco tempo abbiamo imparato a comprare i giornali che ci narrano della loro vita, dei loro successi. Giornaletti che non soltanto informano e divertono, ma anche educano. Perché se non sapete come vestirvi, come schiacciare i punti neri, come convincere il ragazzo dalla porta accanto ad amarvi, scrivete alla posta degli amici e il grande amico vi caverà dagli impicci. Lo squarciagola distribuisce la sua voce agli angoli delle strade, concentrata, pressata, insaccata. Ogni bar, ogni caffè, ogni latteria ha la sua affettatrice di musica. Un soldone nel jukebox e una fetta del grosso salame cade sul piatto e la fa girare. Che muso simpatico ha questo robot che tutti noi conosciamo e abbiamo caro, come un vecchio amico. E tu, bambina? Bambina, quanti anni hai e come ti chiami? Ho 10 anni e mi chiamo Almerina. E che canzone hai scelto? La mia strada. Poi? Solo questa, non ho che 50 lire. E voi, amici telespettatori, avete mai pensato a che cosa accade a queste 50 lire che ognuno di voi avrà introdotto almeno una volta in un jukebox? È una storia meravigliosa. Mentre Almerina ascolterà la sua canzone, cerchiamo un po' di vedere che cosa accade di queste 50 lire che la bambina ha spese. Non attraversare la mia strada. Questa è una grande fabbrica di dischi, si chiama Casa Editrice. Mi raccomando, prestate attenzione, perché poi si dice che i telespettatori italiani riescono a malapena a tenere dietro alle vicende del Davide Copperfield. Cerchiamo invece tutti insieme di smentire questa infame calunnia e di procedere a un ritmo decente. Qua, se un personaggio appare all'improvviso sul video o sparisce all'improvviso dal video, è perché prima serve e poi non serve più a nessuno di vederlo. Noi si vuole evitare di illustrarne la solenne entrata e uscita, come le solennissime mangiate e bevute del commissario Maigret. Ve la ricordate? Eccovene una. Ah, noi l'abbiamo fatta stampare in negativo, così, apposta per voi, in modo che, non più affascinati dalla simpatia dell'interprete, voi possiate apprezzarne appieno la deliziosa lentezza. E già, ma di questo passo a noi occorrerebbero almeno 3 puntate, secondo la teoria per cui il nostro pubblico potenziale di 18 milioni di telespettatori è stanco la sera perché di giorno ha lavorato e vuole seguire le vicende pianino pianino. Come se 18 milioni di potenziali telespettatori un po' stanchi, facessero una sola enorme stanchezza 18 milioni di volte più grande. Ecco dunque una delle più moderne case discografiche. Lo squarciagola munge qua la sua voce, come la mucca il latte per i vostri bambini. Dottore, dottore, commendatore, scusi commendatore, noi vorremmo chiederle,
Quando una qualsiasi persona introduce in un qualsiasi jukebox una moneta da 50 lire per ascoltare una canzone, quante di queste 50 lire entrano nelle sue tasche? Beh, nelle mie tasche è un modo di dire. Sì, perché a me personalmente niente di niente, io qua sono soltanto il presidente amministrativo e ricevo uno stipendio come un impiegato qualsiasi, mio caro. Ma per rispondere alla sua domanda le dirò che la casa editrice...